paga una quota più o meno simile. Il galoppo di Overwick Fangs. Chiusura delle ali. È il numero 3 di One Night Only. Cercare di assumere l'iniziativa, ma poi galoppa. Ed è Olifante che va al comando e percorre i 200 iniziali in 15-8. In seconda posizione Oscar Joy. A tabellone l'1 Overwick Fancy, il 3 One Night Only ed il 4 Ombra Lod. Prova a farsi avanti dalle retrovie Ostro Blitz. 32-4 il quarto iniziale. Ostro Blitz va a navigare ai fianchi di Oscar Joy in seconda posizione. Leader può completare i 600 in 48 e mezzo. Olifante a comandare nei confronti di Ostro Blitz, poi Oscar Joy lungo la corda. Terza posizione alla corda One America, al largo Oasiron. 1,5 di 800. Va di conserva Olifante. Paga 10,14 la femmina di Giustino Panico. Completa il chilometro in 21,4. Adesso Ostro Blitz preme ai fianchi di Olifante, la va ad impegnare, i due prendono mezza lunghezza di vantaggio ad Oscar Joy e Oasiron. Ostro Blitz sembra prevalere, sta passando Ostro Blitz, una frazione ultima in 15 che gli consente di prendere vantaggio. Poi Oasiron si muove dalla corda Oscar Joy, non ci dovrebbero essere più problemi per la vittoria. Ostro Blitz e Romeo Gallucci prendono chiaro vantaggio. Per le altre monete Oasiron emerge dal gruppo e nonostante un calo conclusivo andiamo a vedere le ultime battute. Probabilmente il numero 8 Omero Trio con Gennaro Scherillo riesce a prevalere su Oasiron per la seconda moneta. Sul mio cronometro 2,6 e mezzo per il vincitore Ostro Blitz, i colori della scuderia Casale, Romeo Gallucci al training e dalla guida. Si vanno ad affermare chiaramente dopo percorso al largo. 12,15 la quota del vincente. Rivediamo le battute conclusive per cercare di capire chi è secondo. Dovrebbe essere Omero Trio lungo la corda. Vediamo, ecco, è proprio Omero Trio a mettere il muso davanti a quello di Oasiron. Quindi arrivo probabile ed ufficioso. 9 Ostro Blitz, 8 Omero Trio, 12 Oasiron. È tutto dal Cirigliano per la quarta corsa.